È abbastanza vicino. Era inevitabile che le nostre strade si incrociassero prima o poi. Devo ammettere che non siete come mi aspettavo. E cosa vi aspettavate? Di certo non qualcuno che provasse tanto affetto per la sua dama da compagnia a Creech, considerata la messa in scena in Parlamento di ieri. Certo che era una messa in scena. Non amo la parola Creech. Davvero? È un buon insulto per essere un insulto. Ciò nonostante, in quanto figlia di mio padre, sarei stata una sciocca se non avessi fatto quella messa in scena. E voi, come sottolineate, non siete affatto una sciocca. Malgrado le dicerie. Dicerie. Vostro padre vi ha tenuta lontana ed isolata per tanti anni perché la vostra nascita è stata travagliata ed è venuta al mondo una sciocca. Il parto è stato difficile, è costato a mia madre la vita ed è naturale che mio padre fosse così protettivo verso l'unica figlia. Quale sia la ragione avrete avuto un'infanzia solitaria? Presumo di sì. Una bambina, nessun amico, se non i libri della sua biblioteca, nessuno svago, se non la sequela di segreti che fluttuano dalla stanza fumosa in fondo al corridoio, dove gli uomini più importanti della città bisbigliano e complottano. Perciò sapete mentire in tono convincente. E so distinguere le menzogne. Ad esempio? So che mio padre non vi ha rapito. Chi se non il più accanito oppositore di mio padre? Chi può dirlo per certo? Magari il suo più grande amore. Non so di cosa stiate parlando. Oh, io credo di sì. Credo che voi lo sapeste anche prima di chiedermelo. Via, maestro Giona. Scorgo paura nei vostri begli occhi. Avete paura della povera piccola Sophie Longerbane? Dovrei averne. Può darsi. Oppure no. Potremmo essere amici se volessimo. Ho il sospetto che abbiamo molto in comune. Ah sì? Gli unici due eredi delle due più importanti famiglie della città. Inavvicinabili. Sottovalutati costantemente. C'è un'unica differenza che noto. E qual è? Io sono libera da legami familiari. Buona giornata, maestro Giona.